Salve a tutti, noi siamo Pippus e Nidio. Siamo in alta definizione stasera. Oggi siamo in alta definizione, guardate con questa bella GoPro nuova di zecca. E siamo a giocare a Flick'em Up, da un pochino che non ci tornavamo, ma avevamo voglia di una partita nel Far West. E abbiamo già sistemato tutto, questa è una mappa particolare nella quale abbiamo tre abilità aggiuntive. L'unico altro gameplay che abbiamo fatto era con le regole base, senza regole aggiuntive. In questo caso invece abbiamo il Winchester, che è un fucile che permette una precisione maggiore e che userà lo sceriffo. Ce l'ha. Esatto, si usa così. E poi sparato in questa maniera, questa tecnica mi conferisce una maggiore precisione. Provate, Perché effettivo vedi, perché hai un l'arco. coso in mezzo agli occhi. Bellissimo. E ce l'ha lo sceriffo, che è il numero uno della sua squadra e che appunto Pippus ovviamente usa gli uomini della legge, con cui difenderà l'imboscata fatta dai miei uomini, che invece sono i fuorilegge. Guardate come sono pronti a fare l'imboscata. In più, in questa partita c'è la dinamite. Dinamite che è questo qua, che può essere presa entrando in questa casa. Infatti in questa mappa si può entrare nelle case. Lo facciamo vedere appena ci entreremo. E altra cosa, ci sono, come vedete, degli oggetti sparsi, un'altra pistola, pistole, oppure delle vite da poter prendere, quindi potremo sfruttarle a nostro piacimento. Bene, direi che possiamo iniziare e parto io perché sono il primo giocatore. Le condizioni di vittoria di questa partita sono: o se si uccidono Tre tre personaggi. personaggi della squadra avversaria, o chi entro la mezzanotte ha ucciso più personaggi. Partiamo, io mi muovo con lui, ricordiamo due azioni. Ovviamente io non sparo né niente, mi muovo e basta. Faccio un flick in questa direzione, quindi mi sono mosso laggiù. Però mi rimuovo subito per prendere un pochino più di copertura. Insomma, mica tanta. Però insomma, sono qua giù e quindi rimetto. Ho già fatto le due azioni. Mi metto laggiù. Finito il mio turno, devo girare il cappello. Adesso lo girerò dal lato. Grazie. Si gira il cappello dal lato blu, vuol dire che lui si è già attivato. E tocca al primo personaggio di Ah. Pippus. Lui può provare a sparare, il Non problema è devo, che infatti. sparando dalla casa, visto che lo sceriffo è dentro la casa, deve tirare da dietro. Anche se ha il Winchester che gli conferisce maggiore precisione, non ha molta visibilità ancora. Decide come prima azione di muoversi. Sì, esce dalla casa quindi. Attenzione, è uscito, ha fatto un bel percorso. Ha una seconda azione con la quale si muove in là e quindi prende quella posizione. Tocca a me. Secondo personaggio. In realtà non so se posso passare dal mezzo di questa casa, quindi eviterò di passarci. E faccio, penso, la stessa azione con lui. Mi muovo in qua. E con lui vado. No, aia, aia, questo l'ho fatto male purtroppo. Non volevo andare così in avanti, ma ormai ci sono andato. Perché qua dietro ho due giocatori nemici. E questo sarà molto pericoloso per il mio personaggio. Cambiamo il cappello e poi si passa al secondo di Pippus. Si muove, attenzione, va addirittura all'indietro. Forse perché vuole spararmi. Sta per sparare, come vedete, il proiettile va messo alla distanza di un proiettile. E adesso sparerà con un flick. Guardiamo come fa. Ha mancato, prima azione, cioè la seconda azione del 2, quindi è andata a vuoto. Poi ci sarà comunque quell'altro personaggio che probabilmente mi sparerà e non No, sarà, è morto. molto facile sopravvivere per il mio. Adesso però tocca a me. E con il 3 io penso che mi muoverò. Non ho la più pallida idea in realtà, non ho una tattica precisa. Mi muovo in qua e poi mi muovo. Aia, mi muovo lì, va bene, insomma, non sono particolarmente bravo oggi a muovermi. Comunque. Mi muovo qua giù, cambio il cappello e poi tocca al 3 di Pippus. Pippus si sta muovendo con il suo terzo personaggio, è andato lì con due flick, quindi ha finito le sue azioni. Adesso tocca al mio. Mi dispiace, non li chiamiamo per nome, ma il quarto si chiama Tom, così adesso lo sapete. E il quarto personaggio come agisce? Beh, dovrà avere una linea di condotta un pochino più aggressiva, mi sa. Uno e due, non era proprio anche in questo caso dove volevo andare, ma amen, sono. Ho la telecamera in mano, non riesco. Ecco, è colpa della Può telecamera. usarla, No, no. Quarto personaggio di Pippus. Spara con il 4. Riguardiamo anche in questo caso da questa angolazione. Non sono molto preciso, ragazzi. E invece l'hai preso. È caduto, quindi una ferita per lui che vado a togliere. Lui era il numero 2. Quindi John perde una ferita. Piangete per John. Si muove e scappa. Fifone. Fifone. Mi dà più fifone, no, non è un fifone. Ok, ma va molto indietro, no? È più fifone del Sì. previsto. Adesso tocca al mio 5, quindi l'ultimo di questo turno. E mi muovo ovviamente come prima azione.
mi muovo e io voglio provare a fare una cosa molto difficile. Non era assolutamente questo quello che volevo fare, però mi sono mosso qua. E attenzione, io proprio sono aggressivo oggi. Sono aggressivo. Il numero 5 arriva qua dietro, proprio con una violenza disumana. Tocca al 5 della squadra di Pippus, che si chiama Clint Eastwood. No, non sembra assolutamente. È attoccato l'edificio, quindi questa azione in movimento non conta. Ritorni da dove eri prima, hai un'altra azione comunque. Ok, si è mosso laggiù, attenzione, vuole cercare di intercettare il mio personaggio. Ignora il fatto che dopo sarò io il primo a muovere. Si sono mossi tutti, quindi si avanza di un'ora la town hall, l'orologio, si va alle 9 e si inizia un nuovo turno, sempre iniziato dal numero 1 della mia squadra. Io parto con il mio 1, con Pat, e mi muovo. Il mio obiettivo è andare a prendere questa dinamite che è qua, quindi mi muoverò. E sono entrato. Quando uno entra, anche se tocca i bordi dell'edificio, non conta come azione persa, quindi entro all'interno dell'edificio e come seconda azione uso l'azione di prendere per prendermi questa e la metto nell'inventario. Ricordiamo, si possono tenere fino a 2 oggetti nell'inventario. Quindi io ho finito il turno, si cambierà il cappello e tocca al primo di Pippus. Quindi Pippus con lo sceriffo, il suo primo personaggio, spara. Non so bene perché da qua giù, però spara le regole. Con il Winchester, attenzione, vedete, è molto preciso perché ti dà una direzione ben precisa a cui sparare e proverà probabilmente a colpire questo mio personaggio laggiù. Quindi guardiamo. Si è fermato pochissimo prima del... Posso sparare un altro colpo però. Puoi sparare un altro colpo perché la prima azione era fuoco, si può fare per 2 volte di fila la stessa azione. Guardiamo in first person. Attenzione, l'ha preso, il Winchester è molto preciso. Quindi una ferita anche a Tom. Adesso tocca al mio secondo personaggio, a John. John che prima ha subito una ferita, ma adesso si vendicherà. Si vendicherà da molto più vicino. Non molto, speravo di più. Però... si vendicherà da un pochino più vicino. E adesso proverò a colpire. Vedete, para anche. No! Faccio un pochino schifo, sì, lo so. Questo è un triste giorno, perché insomma io speravo di farcela, ero sicuro proprio. Mi sono anche avvicinato, invece niente, adesso ci sarà il 2 di Pippus che colpirà quasi sicuramente il mio. E io plausibilmente poi batterò in ritirata. E lo prende, l'ha preso, quindi lui perde un'altra ferita, va a un solo punto vita. E che cosa farà? Si muove. Si muove, però ha toccato l'edificio, ha tentato di entrare nell'edificio. Sì, più o meno. Ok, va bene, quindi riparte in partenza, quindi è annullata l'azione di movimento. Frank è un personaggio molto aggressivo, si vede dalla sua caratterizzazione. Non è vero, non ho la più pallida idea di cosa fare. Guardate sguardo. Sguardo. Guardate lì, è proprio incazzato nero. Adesso si muove. Attenzione, si è mosso. Aggressivo. È molto aggressivo. Attenzione, si mette qua, che tanto lui non teme niente. E questo era più o meno davvero dove volevo andare. Pippus si muove con il suo personaggio e va all'interno della casa, da cui usa la seconda azione per prendere un'altra pistola. Quando uno possiede 2 pistole può sparare con una sola azione con tutte e 2 le pistole, quindi è molto buono avere 2 pistole. Adesso tocca al mio 4, a Tom. Tom che era stato ferito prima ma adesso si rialza più forte di prima. Di certo vuole andare a vendicarsi e si vendica entrando all'interno della banca. Tocca al 4 di Pippus che è là dietro. Nascosto. Si muove, vieni in qua. Quale sarà il suo scopo? Da qua non ha l'angolazione buona, penso, per sparare, è abbastanza difficile. Quindi si muove ancora. Vaffanculo. Si muove tanto, però ha toccato un elemento di gioco e quindi non vale il movimento. Si passa al mio 5° personaggio e adesso io non sono bravo a sparare, ma mi avvicino così tanto che... Cristo, No, non ce la faccio, proprio l'inabilità, sono emozionato. Per giustizia gli tengo la telecamera. Così ce la faccio di sicuro, proprio dichiarato. Che cazzo, No, ma santa, non ho azzeccato uno dei tiri. E adesso, quindi, tocca però di nuovo al tuo numero 5 che si rialza e si può vendicare. Però non lo farà, vero?
però non riuscirà a colpirmi perché non ha l'abilità. Però è un'altra azione. E niente! No! Complimenti, complimenti. Te l'avevo detto che nessuno poteva battere il mio numero 5. Finito un altro turno di gioco, questa è una panoramica, o quello che dovrebbe essere. E adesso si passa a un'ora successiva, si fa alle 10, mancano 2 ore. Il nuovo turno si parte con il mio 1 che esce dalla sua tana, per uscire, ricordiamo, mettiamo del dietro, e si fa un flick con cui si esce, bellissimi i miei flick di oggi. E come seconda azione cosa faccio? Consigliatemi da casa cosa fare. Fisce, vabbè, io mi muovo. Vabbè, poteva andarmi peggio. È un po' scoperto, ma era il meglio che potessi fare per dare un pochino di vitalità a questa partita. Dove si muoverà il tuo uno? Buono come movimento, ha una buona visuale. È abbastanza difficile sbagliare questo tiro, guardiamo. E ce la fa, ha colpito il mio 3, che tra un pochino però si rialzerà e si vendicherà tantissimo. No! Io con lui che si rialza, è abbastanza difficile per me affrontare 3 cowboy, quindi quello che farò io è fuggire miseramente. Spero di riuscire a fuggire miseramente e Cristo santo, ho toccato qua, quindi mi fermo qua e questa è mi sa la fine del mio 2, perché se fossi riuscito ad andare qua volevo riprendere la vita che era all'interno della casa, per questo andavo laggiù, però ho sbagliato il tiro, ho fatto troppo forte, questo è un dramma. Si avvicina per sparare, speriamo sbagli qualcosa, è difficile sbagliare questo tiro ma potrebbe farcela, speriamo. Attenzione, metto la mano dietro, e invece ce l'ha fatta, il 2 è morto. E purtroppo quindi gli tolgo il cappello, addirittura lo metto così perché è molto più epico. Quindi tocca al mio 3, sto giocando davvero male, però il mio 3 si rialza. È stato appena colpito, ma il mio 3 è coraggioso. È molto coraggioso, mica tanto però. Quindi il mio 3 va qua e va all'interno della casa. Prende il punto vita perché prima l'aveva perso uno e perciò ritorna a 3 punti vita. Il 3 di Pippus che è qua giù non ha granché di visibilità e di possibilità. Però ha 2 pistole. Però ha 2 pistole, quindi può uscire e sparare. Guardiamo che cosa farà. Questo qua è un movimento molto buono perché ha buone possibilità. Perché adesso spara 2 colpi. Spara 2 colpi perché ha la doppia pistola, l'ha presa prima. E adesso sparerà tutte e due. Ovviamente se mi uccide con il primo ha poco da fare. Il primo l'ha mancato. Il secondo l'ha preso, quindi una ferita al mio numero 1 e tocca al mio 4. Il mio 4 che con un'azione prende la pistola. Come seconda azione decido di non fare niente perché non mi conviene uscire ora per poi essere colpito. Quindi rimango lì dentro e quindi tocca al 4 di Pippus che è laggiù in fondo, non ha molte possibilità di fare qualcosa in realtà. Quindi guarderemo come agisce. Ottimo movimento, ottimo movimento. E si muove laggiù. Buono, come linea difensiva è molto buona. E adesso tocca al mio 5, guardate subito qua accanto. C'è questo scontro ormai fra titani. Questo qua sarà uno scontro all'ultimo respiro. Io ovviamente sparo. Ce la devo fare, prima ce l'ho fatta, ce la devo fare ancora. Come seconda azione io potrei fuggire, ma no. Questa è una sfida fra 5 e 5. E perciò no, neanche fugo, vado più avanti. Lo so che non ha senso questo ai termini di gioco, vado poco più avanti, tranquilli, perché sono grullo fino a un certo punto. E però continueremo questa sfida epica, epocale. Chi vincerà? La sfida continua subito, il suo 5 che si rialza. Vuoi davvero avvicinarti? È questo quello che vuoi. Lui spara. Attenzione. L'ha preso, quindi è arrivato qua giù. E perde un punto vita, lui è ancora pieno. Se ne va, attenzione che... No! ha tentato di andarsene, ma ha battuto contro l'edificio. Quindi dopo, non è detto, ma potrebbe essere la sua fine. Fa un altro turno, quindi si vanno alle 11 qua giù. E poi si parte con un nuovo turno di gioco. Tocca al mio 1, che si rialza e gloriosamente prova ad usare la dinamite. Come funziona la dinamite? Si mette sempre a distanza di 1, ora glielo farò più o meno così. E si tira, poi dove finisce esplode
con quest'area. Non è niente in pratica, però, però vabbè, in realtà non mi conviene neanche usarla, ma la uso per farvi vedere come funziona. Cosa l'avete messa a fare la dinamite? Non serve a niente. Serve, in realtà, se viene usata verso una persona che si trova all'interno di una casa. Se entra dentro una casa abbatte la casa. Tipo abbatte la casa, insomma fa uscire comunque la persona che è dentro. Quindi conviene in quel caso. Ma in questo caso, visto che non ha nessuno in casa, non mi converrebbe, ma la uso lo stesso. Fantastico. Però non distruggi il barile. Questo esplode, distruggo il barile. Oh, il barile. Ovviamente mi muovo, restare qua sarebbe un suicidio. Come vedete sto girando e vado in ritirata. Non entro all'interno della casa, ma almeno mi allontano e ho più possibilità poi di movimento. Lo sceriffo, con il suo Winchester, che cosa farà? Si muove qua, è un tiro con il Winchester da vicino, il Winchester è davvero molto forte come arma. E lo prende il mio numero 1 e perde il secondo punto vita. E qua io purtroppo mi sa che mi sto avvicinando verso la sconfitta totale. Io dopo l'1 non ho più il 2 che è morto e quindi vado direttamente con il 3. Io posso posizionarlo all'interno della casa, quindi lo posiziono, posso anche toccare altro. Non è semplice perché io non sono abile. Cosa ho preso? Il barile. Accidenti ai barili! Kang! È già il secondo barile che abbatte. Io odio i barili! Oh. Odio i barili! Ma per il secondo colpo a questo punto non c'è più il barile. Non c'è più il barile, non posso più dare la colpa al barile. E lo prende! Lo sceriffo ti sta bene! Ti sta bene! Okay. Adesso sta al suo 2. Attenzione, si muove qua. E si muove laggiù, vuole difendere il suo 5. No, arrivo io! Purtroppo non sa che non lo riuscirà a difendere. Forse lo riuscirà a vendicare, ma non a difendere. E il mio 4 è qua dentro e si muove, guardate, attenzione, si muove fino a qua giù perché vuole assolutamente attaccare tutti. E infatti spara due colpi perché ha doppia pistola. Ora, io non ho una buona mira, ma ce la dovrei fare con due colpi, no? Quando uno ha una buona mira, spara. Esatto, il primo è andato male. Il secondo andrà molto meglio. È morto malissimo, proprio malissimo. Io sto togliendo un po' un punti vita a tutti, ma senza uccidere nessuno. Sì, non è non è grave, è conveniente. E quindi si muove da laggiù, vedete, è tutto distrutto laggiù. Si muove di precisione qua, non sappiamo se ce la farà ad entrare in casa. Ok, e non ce la fa ad entrare. Ah, beh, è nulla tra l'altro il movimento perché si è entrato lì. Qua è difficile da spararti, infatti uscirò e ti sparerò. Ecco. È arrivato il momento della resa dei conti. Guardate come il mio 5 si trova qua. E adesso si rialza. Si rialza e si muove perché lui non vuole aver paura di sbagliare questo colpo. Vuole eliminarlo. E se qua non ce la faccio, cioè se qua davvero non ce la faccio a colpirlo, ti vendicherò, fratello! E il 2 fa... Il 2 prova a salvarlo, ma... Cioè, cercando di fare così... Non ce la fa. Attenzione, quella non è detto che lo prenda. L'ho preso! Era difficilissimo questo tiro. E muore il numero 5 di Pippus, Clint. Ok, tocca all'ultimo di Pippus, che è il 4, perché il 5 gli è appena morto. Quindi il 4 che cosa farà? Va ad aiutare il 2 per uccidere il 5 o cercherà di attaccare questo 4? Ha varie possibilità. Attenzione, ci vuole provare. Movimento, movimento. Quindi arriva lì, forse per bloccarmi le vie di fuga. Sta suonando la mezzanotte. Ultimo round di gioco. Ultimo round di gioco e questo è il round decisivo. Guardiamo cosa succede. Il mio numero 1. Il mio numero 1 non sta troppo bene, ammettiamo. Con l'1 provo a fare una cosa che non è in realtà la cosa migliore, ma visto che è l'ultimo round ci provo. Provo prima a sparare un colpo. L'ha preso! L'ha preso! Che one shot! Che one shot, che colpo, attenzione! Perde un altro punto vita, il 3, bel colpo, finalmente ho iniziato a saper sparare. E poi con la seconda azione io fugo e entro all'interno della casa. Quindi questa era l'ultima azione del mio primo personaggio e adesso tocca al primo di Pippus. Quindi prova... Porca troia. È entrato dentro la casa, cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire lo spieghi te? Attenzione. L'uno è entrato dentro la casa dove c'era il 2, il suo 1, quindi i due capitani adesso faranno un duello. Un duello, in che cosa consiste il duello? Quindi rimetteremo
in una zona libera del campo. A distanza a piacere. Distanza a piacere, considera che tirerai prima te, ma dopo io se no mi muovo, ok? Dimmi te. Sì, va benissimo. E adesso ci spareremo a vicenda, partirà a sparare lui. Se lui sbaglia, io andrò avanti di questo dischetto e sparerò. E così via finché qualcuno non viene colpito. Il primo che viene colpito perde un punto vita e nel caso in cui muoia, muore. Fine. Nel caso in cui rimanga con ancora un punto vita, viene buttato fuori a calci dal salone. Esatto. Ora, nel caso mio, se io perdo, sono morto con l'uno. Se lui perde, invece no. Non è specificato nelle regole nel caso in cui uno abbia il Winchester, come in questo caso. Infatti il mio sceriffo, mi ricordate, ha il Winchester. Non è specificato se io debba sparare un Winchester con la pistola, né se uno ha due pistole spara con due pistole dentro il duello, quindi spara due colpi. Non c'è scritto in nessuna parte. Noi, per farlo più bellino e ganzo, non sparerò con Winchester, perché sennò pistola, è troppo facile. Pistola a pistola, quindi sarà un duello alla pari. Partirà lui. Se, comunque, se lo sapete e magari a qualche parte in un regolamento a giro c'è scritto, ditecelo nei commenti qua sotto, scriveteci, si può sparare con Winchester. Ma adesso è il momento del duello, attenzione, un po' di musica trionfante. L'ha preso. Purtroppo è morto il mio numero uno. È stato un duello che è durato ben poco per un'ottima capacità di mira dello sceriffo. Lo sceriffo si è comportato davvero bene in questa partita. E tra l'altro non è finita qua. Non serve a niente perché è finito la cosa. Ma prendi il pretzel del primo giocatore. Finito questo duello, lui si ritrova di nuovo all'interno dell'edificio. Allora, teoricamente si metterebbe nella scatola, però buttiamo fuori il cadavere. E no, il collopedino però questo giro. Questo quando... Il mio numero 3 esce dall'edificio, quindi guardate l'uscita dall'edificio, e così a caso, tanto è finito il tempo, si muove laggiù, giusto per andare addosso a tutti. È un'azione molto eroica, cercare di salvare il 5 che è laggiù in fondo. Con il suo 2 si avvicina addirittura. Hai proprio paura di sbagliarlo, sì. Questo colpo. Ora questo è difficile da sbagliare, Bravissimo, bravissimo. Ha colpito il 5 che però va a un punto vita, ancora non è morto. Adesso tocca al mio 4 che purtroppo non può fare granché, perché il 3 è per terra laggiù, volevo ucciderlo. Il 4, anche se non ha nessun senso, andrà a fare il duello. È entrato all'interno dello store e un altro duello con lo sceriffo vuole vendicarlo. Ci siamo, non sarà comunque decisivo perché in ogni caso nessuno dei due muore, perché abbiamo abbastanza punti vita. Maledizione, mancato, quindi avanza. Avanza di un dischetto in movimento. Avanza di un dischetto, si mette lì davanti, adesso tocca a lui sparare. Guardiamo se lo sceriffo si conferma campione di duello. E attenzione, lo sceriffo, grandissime azioni dello sceriffo. E lo sceriffo si è confermato campione di quella locale, veramente il campione della città. Ora tocca al numero 3. Numero 3 di Pippus, che è laggiù, quello che avrei voluto uccidere. Spara 4 colpi, a chi gli spari questo? Allora, uno così. Hai sparato un colpo a caso? Sì. Come mai? Uno così. Uno verso di lui. No. Perché stai sparando questi colpi? Così. È rimasto da solo, tanto. Di nuovo senti lui. Attenzione, ha sparato, quindi l'ha buttato per terra all'altro a caso. Ok, ha sparato 4 colpi perché aveva le doppie pistole, quindi sparava un pochino a caso. Simula come ha fatto. E tocca finalmente al momento decisivo. Il numero 5. Non può uccidere nessuno. L'unica possibilità per me sarebbe di pareggiare, perché vincere non se ne parla. Però sarebbe riuscire a muovermi qua praticamente e poi colpire con il 3, perché ha un solo punto vita. È impossibile che ce la faccia, proprio è fisicamente impossibile. Secondo voi è più facile l'opzione A o l'opzione B? Guardiamo, considerando che lui è laggiù, insomma. Quindi... Poi ora Nidio sceglierà la sua. Non lo so, perché il colpo poi è più difficile da fare. Veloce, dai, che il c'è colpo da laggiù non è fattibile, dai. Però passare lì in mezzo. Passare lì in mezzo neanche, ma non è nessuna delle due fattibile. Ho preso la mia decisione, quindi mi muoverò qua. Devo calcolare il punto di contatto esatto. Non so neanche se è fattibile. Sì! Che a questo punto lo riprovo. Aspetta, non so com'erano le cose, ma insomma... Eh no.
È più difficile di quanto sembra. Mi sa che era destinato male. Allora, adesso, proprio per spirito del gioco, voglio vederti andare laggiù e provare a tirare da laggiù. Va bene, proverò. Se fossi andato da questa parte, sarei a questo punto a tirare questo colpo e no, non è possibile. Cioè, veramente devi arrivare da qui a lì. Sì, la probabilità è la stessa di prima, ragazzi. Sei entrato nel saluto. Sei entrato nel saluto. Però ci sei stato molto più vicino di prima. Forse è molto più vicino. Comunque questa è la situazione. In realtà io sono sempre rimasto qua. E purtroppo questa è la fine. Perché adesso non tocca più a me. Tocca al 4 di Pippus. Che sparerà. E se lo colpisce me lo uccide. Tra l'altro hai un altro colpo. questo eclissiamo. E la uccidete. Complimenti, hai ucciso, peraltro hai addirittura proprio finito anche lo scopo della missione. Pippus ha vinto questa partita, io ho giocato davvero male. Fateci sapere se volete altri video su Flick'em Up. Sì. No, ti prego. No.